picchiato selvaggiamente prima che potesse entrare a scuola. È successo questa mattina in via Gatteri, a poca distanza dalla scuola media Divisione Giulia di viale 20 Settembre. Il giovane è poi entrato in classe dolorante, in lacrime e pieno di lividi. Una situazione subito notata dai docenti, che hanno allertato il 118 e la polizia. Il 14enne è stato quindi accompagnato da un'ambulanza al pronto soccorso del Burlo, medicato e rincuorato dai sanitari, che non hanno riscontrato gravi lesioni, e poi affidato alle cure dei genitori. Stando ai poliziotti intervenuti sul posto, il giovane sarebbe stato accerchiato da un gruppetto di coetanei all'esterno dell'istituto, quindi è stato aggredito da uno solo dei bulli, a quanto pare non appartenente alla scuola, che lo ha letteralmente riempito di botte. Alla scena ha assistito un altro alunno della scuola, la sua testimonianza potrebbe risultare decisiva per descrivere il responsabile. La cosa più importante è che il ragazzo sta bene, spiega il dirigente scolastico Cinzia Scheriani, ma sono molto in pensiero per quanto accaduto, perché c'erano già state altre segnalazioni, per fortuna di minore entità. I genitori di due studenti, infatti, si erano già rivolti alla preside segnalando che i propri figli erano stati spintonati e uno di questi ricoperto di sputi mentre si recavano a scuola. In entrambi i casi i fatti sono accaduti fuori dall'istituto ad opera dello stesso ragazzo, a quanto pare più grande e non conosciuto in zona, lo stesso che avrebbe assalito lo studente questa mattina. I carabinieri della compagnia di Via Hermet erano già a conoscenza dei fatti e stanno indagando. Nel frattempo, la preside ha consigliato ai genitori di accompagnare i ragazzi a scuola sino all'identificazione del bullo, al momento sconosciuto.